e quindi non anche il Veneto. Il Veneto, bravo. Io avevo detto senza correre, Davide. Mi stavo girando. Mille sporche. Vale Lorena. Questo è un tu impersonale, no? Come se tu dicessi, che ne so, se vai ad Anticoli quel giorno che c'è la festa, vedi tutta la gente in piazza, vedi sul palco suonano, fanno musica, è un vedi che in generale si rivolge a tutti, non stai parlando di te. Lozano qui, chiaro. Poi c'è quest'altro da rendere tarato, e questo è particolare. Allora, i contadini non avevano i canali, non avevano i buoni. Io adesso ho visto i cadastri nel 600, ho visto di pochissime persone avevano i buoni, uno, due, senza che li potevano permettere perché sono arare, ma soprattutto per il trasporto con i carri pure che dovevano passare i carri. I bovari erano quindi una categoria diciamo, di persone importante. Poi vi faccio degli oggetti che lo capite meglio, era colui che faceva le arche e le maglie, ma anche altri oggetti, per esempio tutti i bastoni per le vanghe, le zappe, il ruberino quando stanno costruendo la ferrovia nella prima dell'Ottocento facevano le traverse per le ferrovie, quando il tempo diciamo non facevano i boscaioli, facevano il carbone, vedete quella era la carbonaria, il carbone si faceva, sì, lo vendevano dappertutto, quindi erano degli artigiani bravissimi. Le arche erano importanti. La madre delle ricciole, quella che... Oh, mio Dio, come sono tocco? Oh, guarda, ti guarda la casa di 160. Oh, vedi? Faccio la stessa, sta a metà nota. A te. La mantide, che è un animale bellissimo. No, e fuori c'è una mantide. Vamo, mozia. Senti, meglio mozia al naso, Mario. A me mi dura 28 minuti e 10 però si vede così. Non può male, no.
Saluta, saluta. Saluta il tuo universo, ma questo video non sembra normale. Sì, così tu. Quanto ti fa il video sulla Della vita? Sì, così che ti metto. Inglie. Un campo fa. Buongiorno. Ma è 5 la domenica.